Oltre al coprifuoco nella regione di Parigi, si moltiplicano le misure restrittive in tutta Europa per contrastare l'aumento dei contagi da coronavirus. In Germania, la cancelliera Angela Merkel, dopo 8 ore di serrato confronto con i dirigenti dei diversi Land del paese, ha annunciato misure più severe su raduni e mascherine. Se un'area registra più di 35 nuove infezioni per 100.000 persone nell'arco di 7 giorni, le mascherine diventeranno obbligatorie in tutti i luoghi in cui le persone sono a stretto contatto per un periodo prolungato. Anche il numero di persone autorizzate a radunarsi sarà limitato a 25 in spazi pubblici e 15 in spazi privati. Il virus risale ovunque, dalla Spagna al Belgio, proprio mentre si sta per aprire un Consiglio europeo cruciale a Bruxelles. Situazione difficile anche a Londra. Il sindaco Sadiq Khan ha annunciato di essere sul punto di passare allo stato di alta allerta, il secondo livello più alto di restrizioni per il coronavirus in Inghilterra. Intanto a Liverpool la polizia inglese ha dovuto disperdere una grande folla che si era riunita nel centro poche ore prima dell'introduzione di nuove restrizioni. La città e la regione circostante sono state collocate nella fascia ad alto rischio. Immagini pubblicate sui social media hanno mostrato numerose persone che ballavano e circondavano un'auto della polizia a Concert Square. Il sindaco della città, Joe Anderson, ha reagito duramente, affermando che le foto fanno vergognare la città. Anche l'Irlanda del Nord ha annunciato la chiusura per 4 settimane di pub e ristoranti. I tassi di infezione devono essere abbassati ora o saremo in una situazione molto difficile molto presto, ha detto il primo ministro Arlene Foster.